È così, Berta, proprio come ti ho detto. Ah, è sempre infuriato e non mi parla nemmeno. Ma non ti devi scoraggiare. Te l'ho già detto che devi avere pazienza. Lo devi convincere piano piano, perché se hai fretta le cose non si aggiustano mai. Mi manca solo la clava per essere un uomo primitivo. Non sei esagerata? Esagerata io. Oggi, per esempio, mi rispondeva Jessie. Oh, ma dai, Amelia, dici cose incredibili. Senti, cara, il fatto che tu guidi o no un furgoncino non ti farà sentire né più intelligente né più moderna. E allora non cerchi di fare un'altra cosa, una cosa che non dia tanto fastidio a Marcos. Un'altra cosa? Certo. Ma che cosa vuoi che faccia? Tu lo sai che non ho studiato molto, che sono quasi ignorante. Non potrei certo lavorare in un ufficio. Questo è comodo. C'è sempre qualcosa che noi possiamo fare di utile per gli altri. Ma cosa? Beh, che ti devo dire? Magari fare la volontaria in un ospedale. Senti, tu sai fare le medicazioni. Beh, allora potresti vendere vestiti. È una bella attività e rende bene. È vero, non ci avevo pensato. Vedi? Senti. Se tu insisti sul fatto del furgoncino, avrai sempre dei problemi con Marco. Tu sai che è stato molto discusso il mio ingresso all'associazione, sì, no? Sì, lo so. Però, ma siccome ora sicuramente Orazio avrà la presidenza della giunta, non dovrei avere problemi. Non ti pare? Sì. Però vedrai chi si opporrà a Orazio Caramella sicuramente. Perché? Ma è chiaro. Ma ragiona, certo, su. Bisogna pensare bene a tutto. Bene, ti assicuro che in ogni modo ci rifletterò a suo tempo. Va bene. Senti, ripensando a quello che mi hai detto, credo che quello della volontaria non sarebbe una brutta idea, non ti sembra? No, niente affatto cattivo. Come tu sai, c'è molta gente che ha bisogno di amore, di comprensione, di cure, di cittadini. Bene, ci penseremo. Forse ci vorrà un po' di zucchero. Berta, e le tue cose come vanno? Quando ti restituiranno il furgoncino? Beh, sai, grazie. Spero che con questa settimana finalmente finirà. Perché tu sai che il danno è stato grande e la riparazione ha richiesto tanto di quel tempo. Sì. Ma io credo che il fatto che tu lavori lì forse ti danneggia un po'. Ah, Caramella, hai proprio ragione. Bisogna rassegnarsi. I problemi non arrivano mai da soli. Sempre tutti insieme. E così succede che prima che uno sia risolto, ecco che te ne arriva un altro. Sì, è vero. Oh, che vita.